A 5 anni dalla scadenza del cronoprogramma indicato dal commissario straordinario per la bonifica, Anna Maria Cancellieri, oggi ministro dell'Interno nel nuovo governo Monti, restano tanti gli interrogativi che pesano sul sito dell'ex Topani di Cogoleto. 11 lavoratori da 4 mesi senza stipendio, 40 milioni di euro spesi a oggi. La richiesta bipartisan dei consiglieri regionali Manusca Piredda, IDV, e Raffaella Della Bianca, PDL, rispettivamente presidenti delle commissioni pari opportunità e attività produttive, è l'apertura di un tavolo tecnico che riporti sul piano politico il problema dei tempi e dell'occupazione. A luglio 11 operai sono fuori, non percepiscono nessuno stipendio, la questione dal punto di vista giudiziario sta andando avanti, però secondo me e secondo il consigliere Piredda bisogna riportarla sul tavolo della politica, perché qualche giorno fa il presidente della regione Burlando ha dichiarato che sono in arrivo 2 milioni e 7 ex novo per il mantenimento della messa in sicurezza del sito della Stoppani, e allora, visto che non è un problema di soldi, è un problema di ruoli, bisogna far sì che questi 11 operai rientrino a lavorare sul sito della Stoppani. Tra l'altro non dimentichiamo che 2 di questi 11 sono vicinissimi alla pensione e quindi si alleggerirebbe anche il peso complessivo. Parliamo poi di una forza lavoro molto esigua, quindi secondo noi la politica a questo punto deve intervenire per risolvere il conflitto che si è creato proprio tra gli operai e la struttura commissariale. L'appello ovviamente rivolto agli assessori Briano e Vesco. Sì, noi proponiamo una commissione consiliare alla presenza sia della struttura commissariale che dei 2 assessori competenti che sono Briano e Vesco, per far fronte anche a quel documento votato all'unanimità in luglio dal Consiglio regionale, che dichiarava di legare tutti i contratti degli operai della ex fabbrica Stoppani legati alla messa in sicurezza del sito. Al di là di quello che è il percorso giudiziario, noi riteniamo che la politica, visto che questo è un sito che è stato dichiarato di emergenza nazionale dalla politica, che prende fondi comunque dalla politica, ecco, credo che la politica, visto che il numero di questi operai è veramente irrisorio, perché sono 11, alcuni di questi poi sono anche vicini alla pensione, forse una soluzione dovrebbe trovare, perché questi sono a casa, hanno lavorato in una fabbrica altamente inquinata e inquinante per quasi 30 anni della loro vita, non ce lo dimentichiamo, perché se ad oggi il sito ancora non è stato dichiarato in sicurezza, vuol dire che prima questi operai non lavoravano in sicurezza. Quindi almeno questo riconosciamoglielo, riconosciamo loro la competenza di poter lavorare su determinati impianti, perché ci hanno lavorato per 30 anni, e cerchiamo politicamente di trovare una soluzione che vada bene a tutti. Al Ministro dell'Interno cosa chiedete? Chiediamo al Ministro dell'Interno innanzitutto che intenzioni ha, perché io per esempio ritengo che la Stoppani abbia bisogno di un commissario straordinario che, così come il vice commissario, stia costantemente sul sito, perché questo è un sito nel quale non ci si può permettere di perdere tempo, bisogna continuare ad andare avanti con i lavori, perché la messa in sicurezza è una condizione indispensabile e necessaria per poi effettuare la bonifica, e dopo la messa in sicurezza e dopo la bonifica si potrà presentare un progetto per cercare di riqualificare la zona.